avanti il minimo della sua storia. A fronte di un problema di spopolamento noto da 40 anni, la politica non ha mai preso alcuna iniziativa. Venezia è un po' superiore ai 50.000 abitanti e secondo le nostre previsioni in primavera di quest'anno, maggio-giugno, andremo sotto la soglia dei 50.000 abitanti. A Venezia non vive quasi più nessuno. Per i suoi 1.600 anni la città ha ricevuto come regalo il minimo storico di residenti degli ultimi 1.000 anni. Dagli anni 60 sono scomparsi 2 abitanti su 3. Una decimazione probabilmente senza precedenti in una città che non avesse subito una calamità naturale o una guerra. La popolazione veneziana è divisa in 2 parti, cioè la popolazione che si può permettere l'acquisto di una casa e quindi risiedere, e poi c'è la popolazione che ha risorse limitate, che è assistita e vive nelle case pubbliche. La classe media è stata in questi decenni completamente spazzata via. Con Venezia.com Matteo Secchi è tra coloro che nel corso degli anni ha organizzato innumerevoli iniziative a favore della residenzialità, senza mai ricevere una risposta. Eppure il problema è noto da più di 40 anni. Cesare Peris, sindacalista, attivista politico, presidente della più antica società di mutuo soccorso ancora attiva in città, ricorda ad esempio un convegno del 1988, Idea di Venezia, con i maggiorenti del mondo politico e accademico cittadino di allora. Negli anni 80 la questione è stata affrontata dal punto di vista politico con un'analisi incredibilmente veritiera, nel senso che è successo tutto quello che si era previsto dovesse succedere. Il tema vero però è, sapendolo, perché non si è fatto, non si è potuto fare nulla per evitare questo. Se è mai esistito, il piano di trasformare Venezia in un albergo diffuso e maestre nella sua parte residenziale si è realizzato solo a metà. Lo spopolamento della laguna non è stato infatti controbilanciato dal popolamento dell'entroterra. Il risultato è stato che l'intero comune di Venezia ha perso più di 100.000 residenti in pochi decenni. È stato superato per numero di abitanti da quello di Verona, che è ora la prima città del Veneto, e nei prossimi anni potrebbe essere superato anche da Padova. Il tema era proprio un assessorato alla spopolazione, cioè un assessorato che abbia la possibilità di capire, ma naturalmente non più adesso, perché la palla è talmente che corre il piano inclinato, che noi stiamo solamente osservando quello che purtroppo succederà. Siamo alla cronaca, tragico incidente.